Intanto desidero ringraziare la comunità dei frati di Santa Maria delle Grazie per avermi offerto questa possibilità di condividere con voi questo momento di preghiera e di riflessione. E poi, alla luce di questo video, e mentre guardavo questo video, probabilmente, non so se anche a voi, tra l'altro siamo stati introdotti anche nel rosario dalla Confraternita della Misericordia, è venuta una certa associazione con l'altro dramma che si sta vivendo in Emilia-Romagna. E il mio pensiero, provo ad inquadrarlo all'interno di due realtà che condivido con voi. Intanto mi piace ricordare che viviamo questo momento di preghiera e di riflessione nel contesto liturgico che va dall'Ascensione alla Pentecoste, un tempo in cui la comunità dei discepoli di Gesù era profondamente in crisi. Un tempo in cui questa comunità dei discepoli di Gesù era tentata fortemente di chiudersi in se stessa, di pensare a leccarsi le proprie ferite, scioccati dalla morte di Gesù, frastornati dalla risurrezione, ma ancora inconsapevoli di ciò che sarebbe dovuto accadere dopo. Dall'altra parte ci sta una donna giovanissima, Maria, che secondo lo slogan della prossima Giornata Mondiale della Gioventù si alzò in fretta e andò verso la città, per assistere, per portare l'annuncio ad Elisabetta. Anche Maria probabilmente era frastornata da quell'annuncio che poteva sconvolgere, che ha sconvolto la sua vita. Probabilmente anche Maria aveva tutto il diritto di chiudersi in se stessa e dire a se stessa: e adesso che cosa faccio? E invece lei si alza e va. Tra queste due realtà ci siamo noi, che siamo passati tutti attraverso il dramma del periodo del coronavirus. Tra queste due realtà ci sono i nostri amici, fratelli, sorelle, che vivono il dramma dell'Emilia-Romagna. Nel caso del coronavirus, come ha detto bene, ha presentato bene il video, probabilmente grandi feriti sono state inflitte proprio nella realtà giovanile, che sono stati segnati maggiormente. Probabilmente però è anche vero un'altra cosa, che ci sono state realtà in cui proprio i ragazzi, i giovani, hanno provato a dire: ma io cosa ci posso fare? E hanno provato, un po' come Maria, a mettere a disposizione degli altri le proprie capacità, il proprio tempo. Tra l'altro, io sono testimone di esperienze in cui ci si è organizzati per prestare servizio di prossimità alle persone più anziane, facendo la spesa, facendo compagnia attraverso contatto telefonico, prestando quei servizi che le persone che non potevano uscire a causa del contagio avevano bisogno. E
come allora e anche adesso ci sono ragazzi, gli angeli del fango, che davanti a questo dramma, quello in Emilia Romagna, quella dell'alluvione, si sono rimboccate le maniche e hanno cominciato a spalare il fango. Ciò che sto cercando di mettere in risalto è che ci sono due possibilità di reagire davanti alle crisi, con tutte le sfumature che ci sono in mezzo. Da una parte quello di chiudersi in se stessa, tra l'altro il mondo virtuale lo consente alla grande. Dall'altra parte è quello di dire: ma io in questa situazione che cosa posso fare? E si scopre della realtà, delle opportunità che magari uno nemmeno immaginava. E allora, al di là del video che abbiamo ascoltato, che abbiamo visto, mi piace, alla luce di tutto questo, riportare quelle parole di Papa Francesco che almeno a me hanno fatto pensare molto, e cioè che rispetto ad un dramma ce n'è ancora uno maggiore, quello di non cogliere l'opportunità e di uscirne cambiati in maniera nuova. Dall'altra parte, sempre Papa Francesco, in un'altra realtà, dice appunto che se ci si salva tutti insieme. E allora, alla luce di tutto questo, e concludo questo mio pensiero, desidero per certi aspetti ringraziare e ringraziare di cuore tutte quelle persone, in maniera particolare i più giovani, che si sono alzati in fretta, un po' come Maria, si sono rimboccate le maniche e si sono messe a disposizione dei più deboli, dei più fragili. Molti di questi hanno scoperto delle realtà nuove che nemmeno immaginavano di poter vivere. E ancora, molti di questi mi hanno aiutato a scoprire, a comprendere che sì, c'è tanta sofferenza, però ci può essere anche della sofferenza feconda, quando viene vissuta nella logica del Vangelo, quando viene vissuto non ripiegati su se stessi, ma appunto mettendo le proprie capacità a servizio degli altri. Maria, che si è alzata in fretta e si è recata da Elisabetta per prestare a lei soccorso, possa essere davvero la nostra madre che ci possa accompagnare soprattutto nei momenti più difficili.